Ciao e benvenuti ad un'altra recensione. Oggi daremo un'occhiata all'intera collezione dei Mega Pops, i simpatici pupazzetti che venivano dati facendo la spesa al Carrefour con un minimo di 20 euro di spesa. La promo è finita il 5 novembre. Se avete seguito i miei unboxing avrete visto che in realtà ne avevo collezionati abbastanza pochi. Infatti ormai mi ero messo, diciamo, l'anima in pace che non sarei riuscito a completare questa collezione, quando in realtà è successa una sorpresa inaspettata, assolutamente inaspettata. Carrefour Italia, niente poco di meno che Carrefour Italia, mi ha inviato l'intera collezione dei Mega Pops. Quindi grazie Carrefour Italia, probabilmente per ringraziarmi dei video, dei piccoli unboxing che ho fatto qui su YouTube delle loro bustine, dei loro Mega Pops, mi hanno voluto inviare l'intera collezione. Sono felicissimo. In realtà avevo fatto anche un unboxing, faccio una piccola parentesi, avevo fatto anche l'unboxing, ovviamente ero talmente felice che non vedevo l'ora di fare l'unboxing e condividerlo con voi, però purtroppo c'è stato un piccolo problema con l'invio dell'intera collezione. In realtà mi hanno inviato praticamente due copie dello stesso personaggio, quindi in realtà ne mancava uno per completare la collezione. In questi, ormai l'ho ricevuto da un paio di settimane, me le hanno inviate praticamente subito dopo la scadenza della promo, e in queste due settimane ho cercato un po' di recuperare quell'unico personaggio che mi mancava, scambiando uno dei doppioni che mi erano rimasti. Quindi iniziamo questa recensione ovviamente guardando il packaging. In realtà è l'espositore, questo Heli Carrier di cartone che potevate acquistare ai Carrefour al prezzo di 2,99 euro. Molto bello, di cartone, come dicevo, un po' sottile, forse sarebbe stato meglio un po' più doppio. Vedete, la parte superiore ha questa stampa dell'Heli Carrier, molto un po' stilizzata, un po' cartoonizzata. È bello grande, lungo circa 40 cm, 40 cm lungo e 25 largo, quindi abbastanza grande. Su questi lati abbiamo il logo Avengers, Marvel Avengers, e qui i loghi Carrefour. Sul retro ancora il logo Avengers, alcune scritte, in basso i loghi Carrefour, ovviamente questa bella grafica blu con la di Avengers sullo sfondo, e qui posso leggere, non so se lo riuscite a leggere, però ve lo leggo io: prodotto in Italia dalla Brand Loyalty Italia di Sesto San Giovanni, tra l'altro Milano. Una bella realtà, devo dire, che sta venendo fuori con dei prodotti molto interessanti. Quindi, visto il packaging, visto l'espositore, andiamolo ad aprire tramite queste due linguette. Andiamo a vedere all'interno come si presenta. Vedete, si apre al libro, molto bello, eccola tutta la collezione dei Mega Pops da questa parte, sulla parte destra, mentre sulla parte sinistra abbiamo questa specie di gioco da tavolo, una sorta di gioco dell'oca, se ve lo ricordate, con cui ovviamente potete giocarci ovviamente con i Mega Pops e con un dado. Quindi ciascuna persona sceglie un personaggio, un Mega Pops, e tramite il lancio dei dadi si può giocare a questa specie di gioco dell'oca. Qui in alto ci sono anche le regole. Comunque è semplicemente un gioco tipo gioco dell'oca, se ve lo ricordate. Qui abbiamo tutta la collezione. Ovviamente abbiamo visto l'Heli Carrier, quindi visto l'espositore, diciamo il packaging cosiddetto, andiamoli a vedere uno ad uno più da vicino. Prima di passare in rassegna tutti i personaggi uno ad uno, ci tenevo a farvi notare che all'interno dell'Heli Carrier, sulla parte destra, sullo sfondo troverete questa immagine con tutti i personaggi e addirittura i nomi stampati sotto. E andiamoli a vedere più da vicino questi Mega Pops. I Mega Pops consistono in queste minifigure di gomma, di plastica morbida, con al di sotto questa ventosa, che può essere ovviamente attaccata su qualsiasi superficie piana e liscia, e potete utilizzarli tipo headknocker, giocarci tipo headknocker, quindi facendo vibrare la loro testona, vedete, decisamente sproporzionata, più grande rispetto al corpo. Iniziamo quindi da Black Panther, li passerò in rassegna abbastanza velocemente, vedete, a 360 gradi. Black Panther, Captain America, molto carino con lo scudo, vedete, sulla schiena, davvero molto bello. Iron Man, con questo giallo brillante sul volto, sulla faceplate. Vedova Nera, Thanos, che avevamo già visto negli unboxing, Hulk, enorme, veramente
probabilmente il più grande insieme a Thanos e War Machine. Vedete una comparazione con Black Panther. Molto bello Hulk, molto simpatico. Red Skull, teschio rosso. Thor purtroppo ha un painting abbastanza male eseguito, vedete sugli occhi. Cercherò di recuperarne qualcuno con un painting migliore, scusate. Molto bello invece sul retro, addirittura con il mantellino e questi capelli biondi. Il suo immancabile martello, Thor. War Machine, anche questo l'avevamo già visto negli unboxing, vediamolo velocemente. Ci tengo solo a farvi notare che sulla spalla ha questo cannone, vedete questo mitragliatore, molto bello, bel dettaglio. Poi abbiamo Heimdall, dal mondo di Thor. Iron Patriot. Ha un piccolo difetto, vedete qui sul volto, ma niente di particolare, è abbastanza ben dipinto. Molto bello il blu, molto acceso. Iron Patriot. Ultron. Anche questo visto negli unboxing. Molto ben dettagliato, soprattutto sul retro, devo dire. Visione. Vision. Con il mantellino giallo. Maria Hill. Eccola qui, Maria Hill, agente dello Shield, occhio di falco con i suoi occhiali viola, portafrecce, questa sembra un coltellino in realtà, però penso sia la punta di una freccia nella mano destra. Poi vediamo Falcon. She-Hulk o She-Hulk. Si mette a fuoco. Eccola qua, She-Hulk. Ant-Man. Molto bello anche lui con questa maschera molto caratteristica e occhi rossi. Poi abbiamo, a proposito di Ant-Man, anche Wasp, con le alette, vedete, gialle, dorate. Molto simile a Maria Hill, però in realtà ci sono delle differenze, vedete, soprattutto negli occhi e anche nel corpo, vedete, Wasp ha ovviamente dei dettagli gialli. Poi abbiamo il Kitauri, molto bello, molto particolare devo dire, con questo volto scheletrico squadrato, questa specie di caschetto verde. Molto bello il Kitauri. Poi vediamo Loki, li sto passando in rassegna così come mi capitano fra le mani. Loki molto bello devo dire, con queste corna, mantellino verde. Questo viso stretto e lungo. Poi Nick Fury, che l'ho trovato varie volte, devo dire, veramente un incubo Nick Fury, ne ho trovati almeno tre. Questo è il quarto. Poi Captain Marvel, con questa cresta gialla e cappuccio rosso, ricco di dettagli, devo dire. Molto carina. E infine Winter Soldier, il soldato d'inverno, che non ho lasciato a caso come ultimo personaggio, ma l'ho fatto apposta perché era proprio quello che mi mancava. Mi avevano mandato per sbaglio due copie di Falcon. Effettivamente si possono anche confondere, diciamo, non è facilissimo confondersi, però hanno delle similitudini, soprattutto gli occhi rossi, quindi magari per la fretta si saranno sbagliati. Sono riuscito però a recuperarlo tramite uno scambio, scambiando un doppione, Thanos in particolare.
Quindi li abbiamo visti tutti, che dire di questi Mega Pops? Sono molto felice di averli ricevuti dal Carrefour. Ripeto, avevo ormai abbandonato l'idea di collezionarli tutti, di averli tutti. La promo, come dicevo, si è esaurita il 5 novembre, quindi se siete interessati a questi pupazzetti ora potete recuperarli solo tramite per esempio eBay oppure scambiando se avete dei doppioni, se magari ve ne manca giusto qualcuno per completare la collezione, potete scambiare i doppioni che avete e cercare di completarla. Il modo più semplice, anche se il più costoso, è andare su eBay e acquistare l'intera collezione. Che dire, ringrazio ancora il Carrefour Italia. Mi è piaciuta moltissimo questa collezione, avrei voluto già completarla in negozio, però per fortuna sono venuti in mio aiuto quelli del Carrefour Italia. Concluderei questo video con una piccola sfida. Carrefour, adesso dacci i Mega Pops della DC Comics. Voglio vedere Batman, Superman, Green Lantern, tutti i personaggi della DC Comics in questa simpaticissima forma di Mega Pops. Detto questo, io vi saluto, spero che questa recensione vi sia piaciuta e vi do appuntamento al prossimo video. Fatemi sapere nei commenti, ovviamente, se avete completato questa collezione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi Mega Pops. Io li trovo carinissimi, mi piacciono moltissimo e vi do appuntamento di nuovo al prossimo video. Ciao! Civil War!